Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Sono strafelice che il mio ultimo video di What I Eat in a Day ha fatto molto successo, meglio vi è piaciuto molto. Se non l'avete visto andatelo a vedere, What I Eat in a Day, hashtag dieta, e spero di girarne di più perché veramente mi piacciono molto e io ne guardo anche tanti, infatti le mie sorelle sempre mi dicono ah, sempre What I Eat in a Day ti guardi, perché mi piacciono molto e scopro anche nuove ricette. Sono molto utili, quindi oggi nuovo video. Io sono molto felice di avervi girato questo video perché tengo molto a questi consigli che sto per darvi e spero di non dilungarmi più di tanto e di non annoiarvi. Partiamo subito. Non vi ho detto in particolare quali consigli tratterò, sono consigli per cucinare in modo sano, per arrivare a realizzare un piatto sì gustosissimo ma salutare, quindi che fa bene al nostro organismo. Il primo consiglio che vi do è di sostituire proprio il sale da cucina con le spezie. Voi mi chiedereste, però le spezie non hanno lo stesso sapore del sale? Infatti no, meglio, sono migliori del sale perché molte di queste migliorano la digestione, tra cui il pepe nero e la cannella. E sono molto buone perché queste qui derivano da piante e non sono come il sale che, come ho detto anche nei video precedenti, aumenta la cellulite, quindi la ritenzione idrica, e questo qui utilizzando le spezie si riducono i grassi comunque utilizzati in cucina e anche il sale in questo caso. Però le spezie che comunque io utilizzo sempre sono il pepe nero, la paprika, la cannella, zenzero, ma anche la curcuma è anche buona. E se volete scrivete nei commenti, farò un video solo dedicato alle spezie. E inoltre sono ricchi di minerali, di vitamine. Le spezie sono alleate per la salute umana perché, come ho detto prima, si riducono l'aggiunta del sale, cioè o meglio dei grassi che si utilizzano in cucina, però anche riducono lo zucchero e contribuiscono a malattie gastrointestinali e anche le malattie che riguardano le vie respiratorie. Io sinceramente di spezie ne utilizzo molte, però in particolare la noce moscata mi piace molto. Il pepe nero ho letto anche che se si utilizza nei piselli ad esempio, i piselli si riescono a digerire meglio, quindi comunque aiuta, però a me piace molto la noce moscata nell'impasto per le polpette. Secondo consiglio di cui vi do è quello di utilizzare solo ed esclusivamente olio extravergine di oliva 100% biologico e non altri oli, perché è l'unico olio che appunto viene ricavato dalla pianta, viene ricavato dall'oliva, poi estratto dall'oliva senza che ci siano appunto l'aggiunta di trattamenti. Comunque esso contiene un sacco di vitamine e K, ma per lo più il 99,9% è costituito da lipidi. Lipidi ovviamente buoni, perché fino adesso vi ho detto che fa bene. E comunque oltre a questo ha ferro, magnesio, zinco, potassio, sempre comunque questi minerali importantissimi. Passiamo a parlare dei benefici dell'olio di oliva. Intanto abbassa il colesterolo, perché all'interno dell'olio ci sono degli steroli, o meglio in particolare i filosteroli, che aiutano appunto ad abbassare il colesterolo. Quindi inoltre diminuisce per il 30% la possibilità di infarti cardiaci e abbassa anche la pressione arteriosa, e poi ovviamente contribuisce anche in modo positivo sulle ossa, quindi previene l'osteoporosi. Allora, terzo consiglio che vi do è quello di cucinare lentamente i cibi e a basse temperature. Questo è il mio errore più grande che faccio, perché io sono la classica persona che spara i fornelli a 1000 per cucinare tutto e subito. Non è così, perché si deve cucinare, cioè o meglio la temperatura deve essere contenuta tra i 60 e i 50 Celsius. Questo cucinare diciamo a basse temperature garantisce qualcosa di più al cibo, soprattutto nelle carni, nei pesci. I cibi risulteranno in questo modo più teneri, più sugosi, e in questo caso si andrà comunque a avere una cottura omogenea sia nella parte interna dell'alimento che nella parte esterna. Però se questi cibi vengono cucinati da 65 gradi Celsius in su, l'alimento perderà sia comunque gli umori, quindi i liquidi, e sia, siccome i tessuti connettivi si andranno a indurire, questo cibo perderà la morbidezza. Infine devo ricordare che con la cottura a bassa temperatura si evita l'effetto bollito sul cibo. Come farla a casa quindi? Allora, o si può cucinare a bassa temperatura al forno, o macchine per la cottura sottovuoto a bassa temperatura, quindi abbiamo questi due strumenti. Io mi devo attrezzare per questo, però spero di imparare anche io a cuocere a bassa temperatura.
L'ultimo consiglio che vi do è il fatto di prediligere la cottura a vapore. Noi sappiamo, appunto, per cultura generale, che le verdure solitamente si fanno a vapore. Essa rappresenta un'alternativa decisamente salutare, più salutare a tutti i metodi di cottura. Chiaramente è molto semplice realizzarlo a casa e fondamentalmente essa permette il fatto di contenere tutte le sostanze nutritive e preziose dell'alimento e non farlo andare a disperdere comunque nell'acqua quando appunto si bolle, perché poi appunto buttandola si vanno a perdere. Quindi la cottura a vapore è la migliore perché trattiene tutte le sostanze nutritive. Non è solo questo il lato positivo, ma un lato positivo è il fatto che comunque i cibi sono più gustosi, sì, va bene, però il fatto che non c'è l'aggiunta dei grassi, in questo caso non c'è l'aggiunta dell'olio se non dopo a crudo, che fa più bene. Con quali strumenti fare realizzare questa cottura a vapore? Allora, intanto si può realizzare con la pentola dove c'è incorporata con la pasta in acciaio, appunto diciamo la classica pastaiola, oppure la vaporiera elettrica che io adoro però non ce l'ho, e appunto che si può mettere su più piani le verdure, quindi cucinarne di più, o la pentola di bambù che io sempre adoro però non ce l'ho. Io ho solo la pastaiola, appunto, dove faccio le verdure a vapore, però anche io solitamente le faccio bollite, quindi vado a buttare l'acqua e quindi perdere purtroppo le sostanze. Devo migliorare anche io non sono perfetta, ve lo ricordo. Questo è tutto, spero di non avervi appesantito più di tanto. Vi mando un grosso bacio, vi rimando al video precedente What I Eat in a Day. Iscrivetevi alla mia pagina Instagram con il nickname di MyEvolutionBody _. Iscrivetevi inoltre anche a questo canale dove io pubblico un nuovo video ogni mercoledì alle ore 14. Spolliciate un po'. Un abbraccione, al prossimo video, ciao!